È ripreso nel Palazzo di Giustizia di Catania con l'interrogatorio di un altro dei 28 superstiti del naufragio del 18 aprile scorso al largo della Libia, in cui morirono oltre 750 migranti. L'incidente probatorio disposto dalla GIP Rosalba Recupido nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Catania sui due presunti scafisti, oggi assenti in aula. Gli indagati sono il comandante del peschereccio naufragato al largo della Libia, il tunisino Mohamed Ali Malek di 27 anni, e un componente dell'equipaggio, il siriano Bikit Mahmoud di 25, detenuti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP Maria Paola Cosentino. Oggi sentiti altri due testi dell'accusa che hanno riconosciuto i due presunti scafisti, che continuano a proclamarsi innocenti sostenendo di essere migranti in viaggio. Il siriano ha però accusato il tunisino di essere il comandante. L'incidente probatorio, che serve a cristallizzare le dichiarazioni per l'eventuale futuro processo, prevede l'interrogatorio in aula di 5 sopravvissuti, anche se agli atti dell'inchiesta della Procura di Catania sono confluite poi le testimonianze di altri superstiti, comprese quelle di alcuni dei 4 minorenni che si sono salvati. Il quinto è un bengalese ricoverato in ospedale. Imbrattata con insulti contro il fascismo e simboli comunisti, la facciata esterna della chiesa Santa Maria della Guardia di Catania, dove questa sera alle 20 è in programma la celebrazione di una funzione religiosa in memoria dei 70 anni dalla morte di Benito Mussolini. Accanto all'ingresso sono state lasciate anche bottiglie piene di urina. L'azione è stata rivendicata dal gruppo Antifa in una nota in cui gli autori dichiarano: come sinceri antifascisti abbiamo deciso di sanzionare il luogo in cui si dovrebbe tenere la messa per il Duce. Sull'accaduto la Digos della Questura ha avviato un'indagine. Intanto in alcune zone cittadine, proprio per i 70 anni dalla morte di Mussolini, sono stati affissi manifesti del Duce. A quasi 20 giorni dalla chiusura dell'autostrada Palermo-Catania non sono partiti lavori né per il pilone né per le bretelle e non sono state attuate neanche soluzioni alternative come il trasporto dai porti della Sicilia orientale. A dirlo la Coldiretti siciliana, che denuncia l'assoluta assenza di un'azione che possa far avviare le opere per far sì che sul settore agricolo non gravino i costi sempre più elevati causati dalle lungaggini. L'agricoltura sta pagando un prezzo altissimo. Raggiungere le strutture agrituristiche delle aree interne è un'odissea che gli ospiti non intendono affrontare, e per questo, rileva il presidente della Coldiretti Alessandro Chiarelli, si rischia la chiusura. Dopo le denunce, le proteste, l'analisi, bisogna avviare i lavori che tutti i siciliani aspettano, così come bisogna progettare gli interventi nelle arterie interne distrutte dall'inverno piovoso e indispensabili per raggiungere le aziende agricole. Attuando adesso un'adeguata prevenzione si potrà evitare che ci si ritrovi con problemi ancora più gravi. A Catania oltre 500 scienziati, storici dell'arte, restauratori e archeologi provenienti da 52 paesi del mondo per prendere parte a TechnArt 2015, l'appuntamento più importante a livello internazionale per chi opera nell'ambito dello sviluppo e nell'applicazione di tecniche spettroscopiche applicate allo studio e alla conservazione dei beni culturali. L'evento, ospitato nella sede del Monastero dei Benedettini, è stato inaugurato ieri e si conclude il prossimo 30 aprile. A prendere parte al congresso, oltre ai più importanti enti di ricerca, infrastrutture e università italiane e straniere, anche rappresentanti dei più grandi musei del mondo, tra i quali National Gallery e il MoMA. Per tutti, un'occasione di confronto sulle nuove tecnologie per la caratterizzazione e la diagnostica del patrimonio culturale, artistico e archeologico. Dopo Lisbona, Atene e Amsterdam, quest'anno TechnArt ha fatto tappa nella città etnea grazie all'impegno dell'IBAM CNR, dei laboratori nazionali del Sud, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del Dipartimento Scienze Chimiche dell'Università di Catania. Questa iniziativa vuole essere un momento che noi riteniamo molto importante, in cui moltissimi scienziati, conservatori, archeologi, storici dell'arte si riuniscono per discutere di come la scienza possa in qualche modo intervenire sulla salvaguardia, sulla conoscenza del nostro patrimonio culturale, sia quello nazionale che quello internazionale.
parla di nuove tecnologie che poi verranno applicate nei grandi musei di tutto il mondo. Sì, esattamente, sono nuove tecnologie che principalmente vengono sviluppate nei grandi laboratori di ricerca, tra cui anche quelli di Catania, ecco, mi fa piacere dirla questa cosa qua. Nell'ambito di una collaborazione importante fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il CNR e l'Università di Catania, e che poi troveranno impiego nei più grandi musei del mondo. Coperta dai carabinieri, una vasta coltivazione di canapa indiana all'interno di un'azienda vivaistica in liquidazione con sede in Viale Kennedy. Nella piantagione completa di impianto di irrigazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 500 piante. I successivi riscontri investigativi hanno permesso di risalire all'identità del provetto produttore di droga, un 36enne di Catania a cui era stata affidata la custodia del fondo. L'uomo è stato denunciato per produzione illecita di sostanze stupefacenti. Arrestati in flagranza il 27enne Francesco Galati Massaro e il 19enne Giuseppe Principato, entrambi di Catania, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I due, a bordo di una Smart Fortuna, si sono fermati all'alto imposto dai militari, fuggendo per le strade di San Cristoforo. Immediatamente inseguiti, sono stati bloccati e arrestati in via Viadotto. La successiva perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire e sequestrare una sessantina di chili di rame risultati di provenienza illecita. Al 19enne è stata altresì contestata la guida senza patente, poiché mai conseguita. Gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Sequestrati dai funzionari dell'ufficio delle dogane di Catania con la collaborazione del personale della Polizia Municipale, circa 5.000 pezzi tra accessori per telefonia e cellulari con marchi contraffatti quali Apple, Samsung, Gucci, Hello Kitty, Louis Vuitton, Dior, D&G, Chanel e altri. La merce è stata rinvenuta nel negozio di un cinese che è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Tornano a far sentire la propria voce i 53 lavoratori della Coop Sims, società impianti, manutenzione e servizi. Questa mattina braccia incrociate davanti alla sede dell'ASP 3 in via Santa Maria alla Grande. Una protesta che andrà avanti ad oltranza, così come ci ha spiegato il sindacato questa mattina, fino a quando i lavoratori non riceveranno risposte sul loro futuro occupazionale. CGIL e UIL puntano il dito contro la decisione dell'azienda sanitaria di assegnare la gara d'appalto dei servizi ad una Coop che ha proposto un ribasso del 30% rispetto al precedente monte ore. Nel caso dovessero essere riassorbiti dalla Coop vincitrice della gara, a tornare al lavoro sarebbe solo una ventina di lavoratori SIMS e con trattamento di sottosalario. Vertenza ieri al centro di un incontro in prefettura, che però è finito con un nulla di fatto, da cui la decisione di scendere nuovamente in strada e protestare. I lavoratori proprio rischiano di perdere il posto di lavoro, perché anche se c'è la salvaguardia per un tot numero di lavoratori, che saranno circa 20, in realtà molti di loro hanno svolto altre mansioni e non soltanto di portiere usciere, così come prevede la gara. Ma in ogni caso noi contestiamo nel merito la tipologia di assegnazione che è avvenuta, perché è stata assegnata ad una società che applica il 30% di ribasso, che non si può che tradurre nei salari dei lavoratori. Quindi è come se noi autorizzassimo un'assunzione per 20 lavoratori con sottosalario. Alcune rilevanti novità nella toponomastica cittadina sono state annunciate dal sindaco di Catania Enzo Bianco al termine della riunione dell'apposita commissione svoltasi a Palazzo degli Elefanti. La più importante, ha detto il sindaco, è che la piazza Vittorio Emanuele III, nota a tutti come piazza Umberto, sarà intitolata al grande scienziato catanese Ettore Majorana, nato a Catania nel 1906 e del quale si sconoscono data e luogo della morte.
Altra importante decisione, ha spiegato il sindaco, è stata quella di intitolare la piazza Ognienella nei pressi della casa in cui l'artista abitava con i genitori e i numerosi fratelli a Emilio Greco, del quale 2 anni fa è stato ricordato il centenario della nascita. La via Enrico Cialdini sarà invece intitolata a Giorgio Ambrosoli, l'avvocato milanese assassinato a 46 anni nel 79 da un sicario del banchiere Michele Sindona. Ricordate anche la giornalista Ilaria Alpi, inviata di guerra del TG3, uccisa in Somalia nel 1994 a 33 anni, e Barbara Rizzo, morta nell'attentato di Pizzolungo con i suoi 2 gemelli. Una strada anche per Geza Kertész, allenatore ungherese del Catania, fucilato per aver salvato gli ebrei. Ringraziamo il sindaco Enzo Bianco per aver accolto il nostro invito, insieme a quello di un apposito comitato, di dedicare una via della città all'allenatore eroe Geza Kertész. Ad affermarlo il segretario provinciale di Assostampa Catania Daniele Loporto, che nei mesi scorsi aveva formalizzato ufficialmente la richiesta. Nei prossimi giorni, annuncia Loporto, d'intesa con l'amministrazione comunale, con il nuovo direttivo catanese dell'Unione Italiana Stampa Sportiva, organizzeremo una conferenza per far conoscere alle nuove generazioni un uomo di sport che abbandonò la panchina e la tuta per andare a salvare vite umane, sacrificando la propria. Torna l'appuntamento con l'impresa dei tuoi sogni, progetto firmato dai giovani imprenditori di Confindustria Catania per diffondere la cultura d'impresa tra i banchi di scuola. Oggi l'iniziativa, giunta alla 16ª edizione, è stata presentata nella sede del Centro Culturale SAL Spazio Avanzamento Lavori. Circa 160 gli studenti degli istituti superiori della provincia che durante il mese di maggio avranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo delle imprese e del lavoro, grazie a laboratori didattici guidati da giovani imprenditori. L'impresa dei tuoi sogni è un progetto che avvicina i ragazzi alla cultura d'impresa, agli imprenditori, al mondo della produttività. E non lo fa soltanto per farli diventare tutti imprenditori, ma lo fa soprattutto per fargli fare delle esperienze importanti, fargli conoscere meglio il mondo del lavoro, fargli conoscere i meccanismi che li vedranno protagonisti di lì a pochi anni. È importante sapere oggi. Oggi è importante sapere che tutto è molto veloce, flessibile, che ci sono costantemente nuove competenze da apprendere e che il lavoro si deve fare sempre in gruppo, in squadra. Spesso e volentieri l'esperienza di studio è invece un momento ancora individuale. Come si crea un'impresa? Oggi lo spiegate ai ragazzi. È verissimo, da 16 anni raccontiamo ai ragazzi, ce ne andiamo in giro per le scuole raccontando loro come realizzare i propri sogni, e specialmente nel raccontare qual è il sogno d'impresa. Come lo facciamo? Lo facciamo impuntando sull'innovazione, sulla creazione, sul coltivare anche i piccoli sogni. Da tanti anni ormai, con la presidenza di Perdichizzi, stiamo dimostrando che i giovani sono realmente il presente. Partiamo proprio dai giovani, giovanissimi, quindi giovani per i giovani, raccontando loro come si può coltivare i propri sogni, soprattutto i sogni d'impresa.